Il 7 e l'8 settembre sono giorni importanti per il Santuario della Santa Casa, festa della Natività di Maria, che raccoglie devoti e pellegrini al santuario, custode e protettore delle pietre della casa dove Maria è nata, si è fidanzata con Giuseppe e dove ha ricevuto l'annuncio angelico. La tradizione ormai consolidata negli anni vuole che sia la diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo con il suo vescovo a pregare il rosario del 7 alle ore 21. Tradizione che è riuscita a concretizzarsi anche in questo anno difficile della pandemia. Al 2019 è il ricordo della processione dell'effigie sorretta dall'aeronautica nelle strade del comune di Loreto, ma anche se la tradizione si è adattata al tempo imprevisto della pandemia, la fede non manca di manifestarsi nella presenza dei pellegrini, dei devoti e dei tanti loretani. Laudate, laudate, laudate Maria, laudate, laudate, laudate Maria. L'8 settembre è il giorno della festa e ogni anno al santuario viene accesa la lampada per l'Italia e per il mondo. Ogni anno un personaggio diverso riceve l'incarico dell'accensione. Nel 2020 è stato il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ad innalzare la preghiera per tutti i capi di Stato. Presidente che ha poi sostato in Santa Casa per un suo personale momento di preghiera. Il passaggio dei velivoli dell'aeronautica, la benedizione al mondo dell'aviazione civile e dell'aeronautica militare, la silenziosa supplica in Santa Casa e le espressioni di fede. Questa è la giornata dell'8 settembre, celebrare il compleanno di Maria, celebrare Maria con le parole e le espressioni che ognuno porta nel cuore.